In collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Assicurazioni Andreotti Carlovi, Agenzia Generali di Cless, BC Griffa Edo, Patrick Bike, Montura, Top Dolomites Gran Fondo, Madonna di Campiglio, con Francesco Moser, Pregis, al servizio della ristorazione, Bemer Italia, terapia fisica vascolare, Ristorante Emozioni, Fish and Wine, a Riva del Garda, Cerco Casa in Trentino, l'immobiliare del territorio trentino, Panem, il viaggio nel panino italiano, Garmin, Ceccato Automobili, Gioielleria Orologeria Stedile. Mi alzo sui pedali e via, su cime e sentieri della vita mia. Ciclissima su, più su. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh. I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, un grande campione come Maurizio Fondere, stiridato, lo ricordiamo, nel 1988 Arena in Belgio, e Piazza Duomo, un grande campione, e l'organizzazione, parte dell'organizzazione di un grandissimo appuntamento, gli europei di ciclismo dall'8 al 12 settembre. Noi oggi affrontiamo la grande salita del Bondone, una delle 23 grandi salite, ma naturalmente, vista la cadenza, dobbiamo parlare degli europei. Ne parleremo salendo, pedalando fino in cima. È una delle più salite più leggendarie, vero Maurizio? Leggendaria grazie all'impresa di Charlie Gaul nel 56, quando vinse al Bondone sotto la neve. Penso per questo motivo che il Bondone è conosciuto in tutta Europa, in tutto il mondo, grazie a questo grande campione. Campionati europei sono campionati che hanno un solo colore, l'azzurro di Matteo Trentin, di Elia Viviani e di Nizzolo. E quest'anno c'è anche un altro colore, è il viola della provincia autonoma di Trento. Allora, ne parleremo pedalando, ma allora qui da Piazza Duomo ci sarà sicuramente il pienone, con tutte le norme anti-Covid naturalmente, perché ci saranno l'11 e il 12 di settembre la gara in linea per le donne e la gara in linea per gli uomini. Tu come le vedi? Sicuramente la chicca di questo campionato europeo è l'arrivo, no? L'arrivo, arrivare in centro di una città non è mai facile, l'arrivo è un po' tortuoso, però sicuramente è spettacolare, perché arrivi direttamente in Piazza Duomo, anche per le immagini, per la promozione del nostro territorio, penso che sia una cosa unica. Abbiamo anche Matteo Rossi di Trentino Marketing, che naturalmente è parte attiva per quanto riguarda l'organizzazione. Allora, Matteo, ci puoi fare il calendario, dare qualche idea, qualche coordinata di questo appuntamento articolato sui 5 giorni? Buongiorno a tutti anche da parte mia. 8-12 settembre, Trento, il Monte Bondone e la Valle dei Laghi ospiteranno appunto un'occasione unica nella storia del ciclismo trentino, nonostante sia un anno già particolarmente ricco di sport e di ciclismo. Partiranno con le prove a cronometro i primi 2 giorni, dagli junior agli elite maschili e femminili, per chiudere con le prove del venerdì, sabato e domenica in linea. Allora Matteo, allora ci hai dato le coordinate, le ultime 2 giornate, senza nulla togliere agli altri, saranno quelle che catalizzeranno l'attenzione. Sì, le ultime due giornate saranno quelle che interesseranno i più, il grande pubblico, con appunto la prova elite femminile il sabato
e la grande prova maschile, insomma, la domenica. Una prova la domenica che poi scopriremo lungo il percorso oggi, aprirà con un circuito passerella nella Valle dei Laghi per poi immettersi nel circuito finale che è comune per tutte le prove in linea, appunto a Trento. Insomma, sarà un impegno un po' per tutta la nostra comunità, per tutta la cittadinanza, ma credo che questo sforzo possa essere ben ripagato, appunto, sia da presenze importanti, i grandi atleti. Avremo più di 800 partecipanti proprio a queste 8 grandi manifestazioni, ma poi tante persone di contorno, i media nazionali e internazionali, tantissimi appassionati, e quindi tutto questo potrà portare nel mondo delle immagini molto molto belle, non solo del nostro centro storico, ma anche di questo giardino vitato meraviglioso che sta attorno alla città, con i nostri grandi vini, con le nostre cantine. Tutto questo penso possa essere e rappresentare una cartolina meravigliosa del nostro territorio. Allora, Trento, noi siamo in Piazza Duomo, Maurizio, partiamo perché dobbiamo fare il bondone, e il bondone non è uno scherzo. No, non scherzo, è una salita di più di 20 km, però non la percorreremo dal lato che lo faranno all'Europeo, ma poi vi spiegheremo nei dettagli questa lunga salita. Partiamo allora. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo con Maurizio e con Matteo. Andiamo. Questo è uno dei punti probabilmente cruciali di questo Europeo per quanto riguarda l'arrivo, perché si arriva da questa strada, vedete, sul portino. Attenzione, perché l'ultimo chilometro è veramente tortuoso, quindi i corridori o chi punterà alla vittoria finale su questo bellissimo circuito cittadino, è fondamentale conoscere esattamente tutte le ultime curve. Ai piedi del Dos Trent, dove c'è il museo degli Alpini, sono anche le quattro aquile, parte la salita del Monte Bondone. Sono 21 km e 500 metri, a quota un po' meno di 200 metri, e per arrivare ai 1650, quindi 1450 metri di dislivello, con pendenze medie inferiori all'8%, pendenza massima intorno al 9%. E i primi chilometri, partendo da Trento per arrivare a Montevideo, i primi 2-3 chilometri, bisogna fare attenzione perché sono piuttosto trafficati. Qua
qua alla curva di Montevideo trovate l'altimetria e la planimetria di questa salita e poi la targa a questo grande campione Charlie Gaul, che vinse nel 1956 sotto la neve alla tappa del Giro d'Italia qui al Monte Bondone. A lot. I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans. Even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up, just shut up, shut up. Shut it up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work. So fast, love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? So why is it got to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and shut up, just shut up, shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it's still... Siamo a Sardegna e una delle cose che rammento sempre a chi viene in bicicletta con me quando si va in bicicletta è quella di controllare sulla mappa dove si sta andando. Non seguire magari una traccia del GPS, perché in questo modo non riesci a capire dove esattamente vai. Quindi controllate, analizzate bene il vostro percorso, così lo memorizzate nella mente. E ricordatevi anche dove sono le fontane, perché bere dall'acqua delle fontane non è la stessa cosa di bere al bar aprendo una bottiglia. Un altro trucco per fare il bondone, se volete fare un po' meno fatica, da Trento a Sardegna c'è la funivia. Sì, Maurizio, ma i veri uomini, i veri ciclisti non prendono la funivia, magari a scendere, ma a salire non si prende la funivia. Il bondone si fa con le proprie gambe, sempre. E adesso saliamo in bicicletta e dialoghiamo pedalando con Maurizio. Raccontiamo gli europei, raccontiamo il bondone, ma raccontiamo anche la sua straordinaria carriera qui su una delle 23 grandi salite del Trentino. International, so international, you can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. Down everywhere, everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women are bomb, and in Greece, you guessed it, the women ain't sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like my name is Heat. You got it. Yeah.
looking for visas, I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow and green. In LA, tengo la Mexicana. Siamo arrivati a Candriai, sono circa una decina di chilometri, siamo a metà della grande salita del Bondone, qui al bivio di Candriai. C'è la strada che sale da Sopramonte Maurizio e è la salita che faranno i corridori professionisti domenica 12 settembre per poi girare e fiondarsi a Trento, vero? La prima parte di questo europeo sarà in linea con partenza da Trento, si salirà subito in salita per 4-5 km per andare a Terlago, poi Valle dei Laghi, Toblino, dove c'è anche il famoso passito di... Ottimo vino! Lago di Toblino e Lago di Cavedine. Dopo il Lago di Cavedine svolteranno a sinistra per fare la salita di Drena. Passeranno da Drena, Cavedine, dove paese natale di Renato Travaglia, grande campione nei rally. Dopo Cavedine c'è una strada che svolta a destra e arriva in cima al Bondone dalle Viote e dalla parte posteriore. Però i corridori continueranno dritti, torneranno vicino a Terlago e lì svolteranno a destra per venire a Sopramonte. Da arrivare a Sopramonte dal bivio saranno circa 2 km, quindi in totale della salita vera e propria sono 7-8 km per arrivare qua in questo punto. La discesa, arrivati qua a Candriai, scenderanno fino a Sardegna e poi a piombare su Trento. È una discesa che è quella che abbiamo fatto salendo noi. Direi molto bella, no? Non è super tecnica perché la strada è abbastanza larga, l'asfalto è perfetto, quindi ci sono delle curve impegnative, però per dei professionisti direi che è una discesa tranquilla. E piomberanno dentro Trento e inizieranno gli 8 giri del circuito finale. Un circuito che è, direi, bellissimo e spettacolare da andare a vedere, tortuoso, però impegnativo perché ci sono pochissimi rettilini, si passa dentro nel centro della città, c'è la salita che va verso Ponte Alto, prima di Ponte Alto gireranno a destra al ponte per andare verso Povo, si passerà davanti alle università. Ecco lì, quei tratti lì dopo l'università sono veramente fondamentali perché i corridori scattanti che vogliono fare la differenza, altrimenti si arriverà in volata, no? Quindi c'è la possibilità per due tipi di corsa. I velocisti che vorranno cercare di mantenere il gruppo compatto e arrivare in volata, e non sarà facile perché, come dicevo, è percorso tortuoso e quindi per una squadra tirare davanti non è semplice. Però favorisce quei corridori che vogliono attaccare, come ero io, come era Bettini, come Moscon, ecco, è adattissimo a Gianni Moscon perché lui ha questa variazione del ritmo, questa grande sparata, e poi nella discesa, la discesa entra subito in città, quindi curve contro curve, e quindi per l'attaccante sicuramente è favorevole. Quanto manca adesso? Siamo a circa 1000 metri, quanto manca? No, 1,5 km e siamo arrivati. Non credeteci. Allora, abbiamo superato Candriai da circa 1 km e siamo sulla salita del Bondone, una delle 23 grandi salite del Trentino, in un tratto pedalabile. È una brutta parola per chi fa fatica, perché sembra veramente di essere scarsissimi. Cosa significa pedalabile, Maurizio? Allora, per spiegare questa è una salita molto lunga, ma con pendenze, parliamo per un corridore professionista, da salita pedalabile. Pedalabile cosa vuol dire? È una salita che sta sotto il 10%, quindi tratti come questo, che sono al 6-7, quindi dove a ruota hai ancora un piccolo vantaggio. Quindi si dice pedalabile una salita che ha pendenze non superiori al 10%, perché più la pendenza diventa ripida e meno hai un vantaggio alla stare a ruota. Quindi pendenze al 15-18% sono adatte a degli scalatori dove il rapporto peso-potenza è più vantaggioso. Ecco Maurizio, questa è una salita di circa 20 km che potrebbe essere paragonata a una delle grandi salite del Tour. Esatto, al Tour ci sono molte salite che sono
lunghe come il Tourmalet, ma con delle pendenze medie simili. Questa è una salita che in corsa i professionisti la percorrono più o meno in un'ora, direi anche sotto, 1400 metri di dislivello lo fanno circa in un'ora, anche sotto, dipende sempre logicamente dopo quanti chilometri viene fatta, con quanti metri di dislivello i corridori arrivano nelle gambe prima di affrontare una salita come questa, e quindi possono, i tempi possono cambiare veramente di tanto. Ecco, torniamo agli europei. È vero che non faranno questa salita, abbiamo già descritto il circuito per i professionisti. Ricordiamo il giovedì e il venerdì le gare a cronometro anche per gli junior, gli under 23. Poi sabato la gara per le ragazze che è interamente su circuito. Ma torniamo a parlare di probabili favoriti. Che caratteristiche tecniche deve avere un favorito per gli europei? Allora, anche se c'è questa salita del Bondone nella prima parte in linea, è una salita che non farà grandi differenze. Potrà togliere leggermente a qualche velocista un po' di smalto. Mm-hmm. Sai, c'è sicuramente qualche squadra cercherà di fare magari la salita tutta per eliminare qualche velocista, quel velocista che potrebbe tenere sul circuito di Trento, ma se dovesse inseguire, entrare a Trento con un minuto di svantaggio, inseguire per un paio di giri, potrebbe romancargli le gambe nel finale, no? Quindi non è detto che questa salita non possa fare male o non possa incidere sul risultato finale dell'europeo. When your steps make that much noise, shh, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind Jamaica. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used to follow my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. You got your high brow switching your walk, and you don't even look when you pass by, but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind Jamaica. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? 'Cause it sure seems you got no doubt. Fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think. Insomma, abbiamo domato anche questa grande salita, una delle 23 grandi salite. Trento, Monte Bondone, Maurizio, insomma. Che dire, facci tu un po' la sintesi di questa grande salita durante la quale abbiamo parlato di te, abbiamo parlato di ciclismo, abbiamo parlato degli europei, che poi con Matteo faremo di nuovo un riassunto di cosa ci aspetta dall'8 al 12 settembre. Allora, sintesi di questa salita, Maurizio. La riflessione che possiamo fare, per non dire sempre le solite cose sulla pendenza, la lunghezza della salita, è fare un raffronto
con la salita che fece Charlie Gaul, no? Qua c'è la foto, si vede poco però per chi è più attento, all'epoca correvano con dei rapporti completamente diversi agli attuali. Le due corone anteriori, la più piccola era 46-48, questo me lo raccontava il mio direttore sportivo Franz Renzi e mio papà, che correvano proprio all'epoca negli anni 50, e la corona grande era un 50. Quindi potete immaginare, quando parlavo prima di una salita pedalabile, con quei rapporti invece era completamente diverso, anche con delle pendenze così era tutt'altro che pedalabile, perché salivano a delle frequenze di pedalata veramente difficili. A volte mi chiedo come facevano a fare delle salite così lunghe e con quei rapporti magari sterrate, no? Quindi il ciclismo da allora era veramente molto più difficile e più duro di quello che abbiamo. Matteo, vieni qui, Matteo di Trentino Marketing. Allora, diamo l'appuntamento, diamo questo appuntamento, lo rinnoviamo con gli europei dall'8 al 12 settembre. Una 5 giorni davvero ricca di prove, si parte con il mercoledì e il giovedì con le prove a cronometro. Bravissima. Partendo dalle categorie junior al team relay, passando poi al giovedì con le prove elite, e il venerdì, sabato e domenica con le prove in linea, dagli junior agli under 23 alle corse in linea femminili e maschili. E per maggiori informazioni il sito dell'evento lo potete consultare, ricco di tutte le informazioni necessarie, altimetrie e novità, www.trentino2021cycling.eu. Ma naturalmente troverete tantissime informazioni negli organi di informazione, sulle TV. Ci saranno tante informazioni nei giorni precedenti gli europei 2021 a Trento, e ricordatevi naturalmente che se soffrite qualche disagio, questa è una vetrina che ha una ricaduta nel corso degli anni, un po' di coda, un pochino così di disappunto ci sta, ma bisogna avere l'occhio lungo, come dice Maurizio. Noi salutiamo Maurizio, ciao Maurizio, saluto ciao. Matteo, e naturalmente ringraziamo il campione del mondo, lui è venuto su, come si dice in gergo, con la pipa in bocca. Io sono... Anche se non fumo. Anche se non fuma, non fuma, ricordiamocelo. Matteo è venuto su bene, io ho fatto una fatica terribile, ma ricordatevi che se ce la faccio io, ce la potete fare anche voi. E adesso andiamo a vedere cosa succederà nel contorno di questo grande appuntamento. Qui al Parco delle Albere ci saranno le partenze del cronometro. Franco Bertagnoli, presidente della PT Trento Monte Bondone Valle dei Laghi, è con lui naturalmente l'occasione propizia per parlare un po' di tutto questo contesto che ospiterà gli europei, presidente. L'europeo sicuramente è una manifestazione a cui teniamo molto, a cui abbiamo lavorato molto, l'abbiamo preparata negli anni, è stata spostata dall'anno scorso a quest'anno. Siamo convinti che l'europeo di ciclismo 2021 veramente è l'ideale per la nostra terra, per metterla in vetrina in Italia e in Europa. Ci sarà una diretta molto importante in Eurovisione, quindi siamo convinti che sia la città di Trento sia il Trentino in generale veramente potranno
avere questa vetrina, insomma, di visibilità. Siamo una terra sportiva, siamo una terra in cui crediamo molto che lo sport, sia attraverso le manifestazioni evidentemente agonistiche come questa, ma sia è una terra ideale per attrarre turismo di sportivi. Siamo in una stagione estiva molto positiva, ci sono stati anche in queste settimane, in questi mesi, tantissimi cicloamatori che hanno attraversato la nostra terra, sia a Trento, sia la Valle dei Laghi, sia magari per i più sportivi sono arrivati fino al Monte Bondone. Siamo convinti che veramente la nostra terra possa essere attrattiva anche in prospettiva in tal senso. Macchina organizzativa, Presidente? Parliamo di centinaia di persone. Noi abbiamo affidato la direzione tecnica, diciamo, Maurizio Evangelista, di cui ci fidiamo molto. Lui, grazie alla sua esperienza anche in altre gare ciclistiche importanti, ha condotto il comitato organizzatore nel migliore dei modi, che è composto da tante realtà. Ultima domanda e un appello: cosa chiede ai cittadini, ai trentini, agli sportivi, ai tifosi, ma un po' a tutti, che naturalmente faranno da corollario queste cinque giornate blu con le stelle? Noi quello che speriamo è che sia una manifestazione veramente vissuta con grande passione dai cittadini di Trento e da tutti quelli che si avvicinano alla manifestazione. Siamo in un anno veramente eccezionale per lo sport italiano. 8, 9, 10, 11, 12 settembre a Trento, naturalmente, gli europei. Lorenzo Mottesi, il grande risultato, è andato a prenderselo sul traguardo del secondo trofeo Motoriders di Gardolo, corsa per allievi, che ha chiuso il lungo weekend all'insegna del ciclismo giovanile proposto dal club ciclistico presieduto da Renato Biber. Il classe 2005 di Mezzo Lombardo, tesserato per l'US Monte Corona, è stato tra i promotori della figura di 16 atleti, che è poi risultata decisiva del finale. Ha resistito al forcing dei bolzanini Andrea Pizzato e Filippo Serafini e si è imposto nella volata a ranghi ristretti. È stata una gara abbastanza dura sin dal primo giro. Credo dopo un giro di gara sono riuscito a buttarmi dentro con uno o due corridori e siamo riusciti a ritornare sotto la fuga. Dopo sono sempre stato lì un po' a bagnomaria, avanti e indietro alla fuga, non ho mai fatto tirato neanche troppo. Finché siamo arrivati alla salita abbiamo fatto due volte, ho sempre preso quei paio di metri, la 15 sono sempre stato lì e qua all'arrivo ho preso la ruota giusta, sono riuscito a uscire fuori ai 100 metri e l'ho tenuta. E questa vittoria la dedico alla mia sorellina Nicole di 2 anni, che ieri sera gli avevo promesso che vincevo. Erano 56 chilometri da percorrere, con partenza in Piazza della Libertà Gardolo e con la doppia scalata alla Lazzera. Dopo 4 tornate sono stati i corridori del Veloce Club Borgo ad accendere la corsa, poi se ne sono aggiunti altri. Davanti si è formato un drappello di 16 atleti che si sono giocati il successo, mentre il gruppo perdeva terreno chilometro dopo chilometro. Gli attesi protagonisti, il Valsuganotto, Thomas Capra e Valentino Camberai, sono rimasti dunque tagliati fuori dai giochi. Come detto sul finale, Lorenzo Mottes ha stretto i denti in salita e ha poi dominato lo sprint finale a ranghi ristretti. Un arrivo in solitaria per l'ottava memoria al Beber di Gardolo, un arrivo che ha premiato l'assolo del classe 2007 di Aldeno, Samuele Marcantoni, della Forti e Veloci, nella corsa unica per esordienti organizzata dal locale club ciclistico, ha colto la prima affermazione in categoria. La svolta durante il quarto dei 6 giri del circuito di Spini, quando è partito l'alfiere dell'ECC Forti e Veloci Samuele Marcantoni, a cui si è accodato il portacolori dell'Aurora Niccolò Pitarello. I due hanno subito trovato il giusto accordo e hanno preso il largo presentandosi assieme sull'ascesa della Lazzera. Lì è arrivato l'attacco secco di Marcantoni, che si è tolto dalla ruota il compagno di fuga e si è involato verso il traguardo in perfetta solitudine. Lo sprint per il terzo posto è stato vinto da Alessio Magagnotti, che ha regolato il drappello dei primi inseguitori a 2.30 dal vincitore, quarto Fabio Segatta, quinto Oscar Sandri, sesto il bolzanino Brandon Fedrizzi, che si è imposto nella categoria esordienti primo anno, 11ª vittoria stagionale per lui. Alle sue spalle Cristian Andrea del Veloce Club Borgo e il compagno di squadra Leonardo Groff. Oggi alla gara è stata un po' dura, soprattutto i primi giri, che erano un scatto dietro l'altro, però dai, sono riuscito in contropiede a partire e a prendere un buon vantaggio insieme a un altro corridore dell'Aurora e niente, in salita
sono riuscito a staccarlo facendo uno scatto e ho preso il giusto vantaggio per arrivare all'arrivo e vincendo, insomma. L'agonismo e lo spettacolo sportivo non sono mancati lungo i 26 km del tracciato, con partenza e arrivo in Piazza della Libertà a Gardolo, a Trento Nord, nel mezzo sei giri di un circuito di 3 km disegnato nella zona industriale a Spini, a precedere il tratto conclusivo con la sempre temibile salita della Lazzara. Mi alzo sui pedali e via, su cime e sentieri della vita mia. Ciclissima su, più su. In collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Assicurazioni Andreotti Carlovi, Agenzia Generali di Cless, Bici Griffa Edo, Patrick Bike, Montura, Top Dolomites Gran Fondo, Madonna di Campiglio, con Francesco Moser, Pregis, al servizio della ristorazione, Bemer Italia, terapia fisica vascolare, Ristorante Mozioni, Fish and Wine, a Riva del Garda, Cerco Casa in Trentino, l'immobiliare del territorio trentino, Panem, il viaggio nel panino italiano, Garmin, Ceccato Automobili, Gioielleria Orologeria Stedile.